questo secondo giro di fatto, di lockdown, anche se così non è definito, rischia di lasciare sulla strada tante imprese che si stavano risollevando. L'estate per la ristorazione non era andato male, ma non aveva recuperato i fattori. Una perdita di 110 milioni di consumi delle famiglie, con ben 400 imprese costrette a tirar giù la saracinesca a livello provinciale. È questa la stima di Confesercenti Arezzo, che scatta così un'istantanea davvero allarmante. Da qui la dura presa di posizione dell'associazione sul nuovo DPCM. Il provvedimento colpisce alcune categorie, in particolare la ristorazione, ma anche gli ambulanti, i quali sono costretti di fatto a chiudere, senza, a nostro parere, un motivo valido. Abbiamo letto tante prese di posizione rispetto a questo fatto, anche di persone lontane da questi mondi, i quali dicono che non sta lì il problema della diffusione del virus. Il problema della diffusione del virus sta probabilmente nei trasporti, nelle scuole, negli assembramenti prima di entrare a scuola. Sono i ragazzi che spesso portano il virus nelle famiglie, e si colpisce invece la ristorazione, la quale è già provata dai mesi precedenti, e quindi temiamo che purtroppo tanti non ce la facciano. Questa è la nostra preoccupazione. Non si può non considerare anche l'aspetto economico. Adesso più che mai per l'associazione aretina è dunque fondamentale accelerare provvedimenti capaci di far fronte all'emergenza economica che si sta profilando. Doveva essere pronto il governo si fa il provvedimento di chiusura, si mette nello stesso provvedimento le misure di sostegno, perché altrimenti sì, è una politica di due tempi. Questi due tempi, quello del ristoro è sempre più in là, senza le complicazioni che abbiamo vissuto fino ad oggi per ricevere questi ristori e quant'altro. Se si fanno chiudere le attività, bisogna sostenerle, non c'è altra parola da utilizzare.